Il nostro viaggio nel passato di Auriol inizia con queste immagini relative al 1985, quando il giovane Didier, già affiancato dal fido Bernardo Celli, si mette in luce nel campionato nazionale transalpino, al volante di questa R5 Turbo, dalla inconfondibile livrea giallorossa. Le performance al volante della berlinetta della Regia gli valgono l'ingaggio per il 1986 con il Team Red, che gli mette a disposizione una Metro 6 R4 Gruppo B con il chiaro obiettivo di puntare al tricolore. Nonostante la fragilità del mezzo, Didier fa suo il campionato grazie a 4 affermazioni assolute. Nel 1987 l'accordo con la Red prosegue, anche se Didier, con l'abolizione dei Gruppo B, non ha più a disposizione la Metro, ma una competitiva Ford Sierra Cosworth. Con mezza vittoria la coppia Auriolo-Celli conquista il secondo titolo nazionale e un entusiasmante quarto posto al Rally di Sanremo. Nel 1988 Didier prosegue con la Sierra, che nel frattempo ha cambiato livrea e si impone per la terza volta consecutiva nel massimo campionato nazionale. Ma l'incredibile affermazione al Tour de Corse e un fantastico terzo posto al Mille Laghi lo consacrano definitivamente a livello internazionale. Le prestazioni del veloce Didier sono notate dai responsabili Lancia, che non si lasciano sfuggire l'ingaggio per la stagione 1989, affiancandolo in quasi tutte le gare del mondiale all'iridato Biasion. Auriol si adatta subito alla Delta e in un difficile Monte Carlo è già secondo, mentre in Corsica non ha difficoltà a bissare il successo dell'anno precedente. L'avventura in Lancia continua nel 1990, dove Didier viene messo nelle stesse condizioni dei blasonati Biasion e Kankkunen, suoi compagni di squadra.
Didier si conferma come il più veloce dei tre e coglie il successo a Monte Carlo, al Tour de Corse e a Sanremo. Ma alcuni errori di troppo e l'escalation del suo rivale Sainz, alla fine campione del mondo, gli impediscono di lottare fino alla fine della stagione per il titolo. Le doti velocistiche di Auriol colpiscono Bortoletto, che lo vuole al Jolly Club nel 1991, con il dichiarato intento di conquistare il titolo piloti. Con la Delta 16 valvole, con la livrea fina, Didier è autore di grandi prestazioni, ma una massiccia dose di sfortuna gli fa raccogliere il successo solo al Sanremo, ma per il titolo iridato non c'è niente da fare. Il 1992 è un anno incredibile per Didier, con la nuova Delta HF praticamente imbattibile, e si impone a Monte Carlo, in Corsica, all'Acropoli, in Argentina, in Australia e perfino al Mille Laghi, stabilendo il record, tuttora imbattuto, di 6 vittorie in una sola stagione. Dopo lo storico successo in Finlandia, secondo pilota non nordico dopo Sainz, il titolo sembra cosa fatta, ma una serie incredibile di guasti lo fermano nelle ultime gare, consegnando il campionato ancora una volta nelle mani del suo rivale Sainz. Bye.
La fine dell'avventura della Lancia a livello ufficiale spinge Oriol verso la Toyota nel 1993, insieme all'amico Kankkunen. Didier coglie subito il successo a Monte Carlo con una rimonta nell'ultima notte ai danni di Delecour, che rimarrà nella storia dei rally. Il resto della stagione è amaro per il francese, che assiste ai successi a raffica del suo compagno di squadra, che alla fine fa suo il titolo, dimostrandosi più a suo agio con la Celica. Nel 1994 Didier parte poco determinato e solo nell'ultima tappa su terra del Portogallo ritrova la grinta che lo ha sempre caratterizzato. La gara lusitana gli porta solo un secondo posto, ma la nuova determinazione gli porta ai successi di Tour de Corse, Argentina e Sanremo, dando così a Didier la possibilità di far suo il titolo, nonostante un'incredibile serie di errori che la coppia Oriol-Ocelli commette al RAC.